Primo ospite questa sera a Voyager, Jim Mars. Jim Mars, il più curioso e attento ricercatore degli Stati Uniti d'America, ha indagato sull'11 settembre, sulla morte di John Fitzgerald Kennedy, sul fenomeno degli oggetti volanti non identificati, sulle società segrete. Le sue indagini lo hanno portato a formulare inquietanti ipotesi sulle cospirazioni opera di servizi segreti deviati. Jim, era possibile in qualche modo prevedere l'11 settembre? Sì. Ormai è documentato che molte nazioni, forse una dozzina e persino Fidel Castro a Cuba, hanno cercato di avvertire gli Stati Uniti. Stavamo per essere attaccati. Il problema è che non si è fatto nulla. In realtà, secondo indiscrezioni nell'ambito della CIA e dell'FBI, sarebbe stato addirittura impedito a questi organismi di svolgere indagini su quello che stava per accadere. Perché questi segnali allora sono stati ignorati? Questa è la domanda da $64,000. E credo che sia stato un po' come per l'attacco di Pearl Harbor. Ora è provato che a Washington determinate persone erano al corrente del fatto che i giapponesi avrebbero attaccato, ma hanno lasciato che accadesse perché era vantaggioso per il loro programma politico. Nel tuo libro hai una teoria precisa a riguardo. Sì. Per questo motivo, per quanto riguarda gli attacchi del 2001, la spiegazione più plausibile è che non siano stati impediti per raggiungere determinati scopi. Ma se si pensa ai collegamenti tra l'Arabia Saudita, i finanziamenti, la CIA e i legami con Al-Qaeda, la cosa potrebbe addirittura assumere un significato più oscuro. Voglio portarla un attimo su un altro tema. Non si può parlare dei misteri americani senza accennare anche solo per un attimo alla morte del presidente Kennedy. Bene, lei ha scritto e ha fatto molte indagini al riguardo. A cosa è arrivato? Tutti sono concordi nel ritenere che l'assassinio di Kennedy sia una vicenda oscura e controversa. Ma questa è solo un'impressione, Roberto, perché c'è un forte divario di informazione tra quelli che hanno accettato le dichiarazioni del governo secondo le quali l'assassino avrebbe agito da solo e la grande quantità di prove che dimostrano l'esistenza di un complotto per uccidere Kennedy, coperto dalle autorità federali. Perciò quello che allora era un semplice omicidio avvenuto nel Texas si è trasformato in un colpo di Stato. E in questa storia entra anche Marilyn Monroe. Io prego di rimanere qui perché parleremo anche di questo questa sera con delle nuove immagini esclusive. Quindi prego Jim di rimanere con noi adesso cambiamo